una strategia di web marketing per maestri pizzaioli, per corsi di formazione per pizzaioli. Allora, la persona che mi ha fatto questa domanda si chiama Paolo Priore, che ve lo faccio vedere qui dal mio profilo. Era una delle domande, ora un attimo che lo cerco e ve lo mostro. Allora, facciamo vedere anche questo. Lo vedete? Sì. Era Paolo, che si occupa di consulenza per pizzerie e la vende alle proprietarie di attività. Sostanzialmente fa corsi di formazione per pizzaioli di un certo livello. Allora, ho provato a fare qualche domanda aggiuntiva a Paolo, al commento che mi aveva fatto, come vedete anche dai commenti che vi mostro. Gli ho chiesto come si promuove con Google, Facebook ed eventi. Probabilmente gli eventi di Facebook o comunque fa poca differenza. Con Instagram in tutta Italia. Quindi lavora solo con l'ambito social, da quello che vedo scritto qui. Poi ho fatto un giro riguardo alla sua presenza online, ho guardato la sua pagina, il suo sito, il suo canale di YouTube e sta facendo tante cose. Adesso entreremo anche un po' nel dettaglio in modo che possiate vedere anche voi. Avendo dato un'occhiata velocissima ieri e avendo verificato che comunque una presenza online già abbastanza strutturata, Paolo ce l'ha, nel senso che c'è un suo sito che almeno graficamente non ha fatto un'analisi tecnica, non ne ha avuto il tempo e capirete anche che essendo, cioè, non è questo l'oggetto della consulenza, ma proprio sulla parte strategica. Comunque, il sito sembra fatto abbastanza bene, graficamente piacevole ed è recente, si vede che insomma si presenta bene. Ha un canale di YouTube con tanti video, una pagina con diversi fan, quindi sembra essere anche abbastanza attivo da quel punto di vista. E quindi, non vedendo a colpo d'occhio delle grosse mancanze, ho chiesto a Paolo, provi, mi puoi dire se c'è qualcosa che pensi non funzioni come vorresti? Cioè, gli ho chiesto in questo commento, visto che stai facendo un po' di roba già, dal tuo punto di vista, cosa pensi che non stia funzionando nel modo migliore? E Paolo mi ha chiesto, mi ha risposto, come vedete in questo commento. Mi piacerebbe capire se posso fare di più quello che sto già facendo e quindi ho scritto avendo il posto. Quindi torniamo un attimo a noi. Quindi sostanzialmente Paolo sta già facendo un po' di roba, non è convintissimo del fatto che stia facendo al massimo, stia facendo nel modo migliore quello che sta portando avanti, le azioni online che sta facendo, così come si pone il dubbio, insomma, che possa far di più, che possa ottenere di più. Allora, io cosa ho fatto? Ho provato ad approfondire po' meglio la sua presenza online per cercare di arrivare a qualche indicazione aggiuntiva, perché come vi dicevo prima, a colpo d'occhio sembra fare tante cose giuste e quindi non era semplicissimo trovare un difetto. Non stiamo qui a trovare difetti, ma è sono dirette che una diretta che deve servire a portare a dare dei consigli eventualmente, ok? Quindi ho provato a dare un'occhiata un po' più in generale alla sua presenza online. Vi rimetto un attimo la schermata in modo che si possa tornare a vedere in questo caso il sito di Paolo. Questo è il sito di Paolo, sono andato a visitarlo un attimo e ho cercato su Google innanzitutto il suo nome per vedere che non ci fossero problemi di omonimia e che quindi magari non ci fosse qualche altro Paolo Priore, magari più famoso di lui, che potesse impedire di trovarlo direttamente. E questo rischio non c'è, questo problema non c'è perché tutte le presenze che si vedono su Google, della prima pagina di Google, fanno direttamente riferimento a lui, e quindi questo già è un problema che non c'è. Bene, ho controllato il suo sito con un'occhiata veloce, ovviamente, e come vi dicevo e come potete vedere, graficamente si presenta bene,
Sono poi l'operatore maestro d'arte bianca e quindi mi occupo di formazione e consulenza per professionisti e aziende che operano nel settore della qualificazione. Anche questo, diciamo che è un messaggio, poi chiaramente tutto è migliorabile nel mondo e nella vita, però è un sito che si presenta graficamente in maniera moderna, con un video che presenta subito Paolo, il suo nome spiega subito immediatamente cosa fa. Diciamo che anche qui a colpo d'occhio non sembrano esserci particolari criticità. Presento un po' i suoi servizi, eccetera, eccetera. Quindi il sito a colpo d'occhio non sembra avere grossi problemi, anche se poi analizzandolo con suo Zoom sembra essere online da poco, da gennaio, e probabilmente andrebbe verificato questo con Paolo, che non conosco. In realtà è il primo commento che vedo su un mio post da parte sua, quindi non l'avevo mai conosciuto prima. Quindi suppongo, da quello che mi dicono gli strumenti, e probabilmente non si sbaglierà perché su Zoom è uno strumento professionale, che il suo sito sia online da gennaio, più o meno, e quindi, sempre rispetto a quello che mi dice su Zoom, è probabile che non sia posizionato, che non abbia moltissimo traffico organico. È un problema, non è un problema? Rimandiamo un attimo la considerazione. E questa è la pagina, una landing page, suppongo sia la landing page di vendita del corso, perché è quella che parla del corso d'alta formazione, insomma il corso da pizzaiolo. Anche qui sicuramente bisognerebbe approfondire per capire, probabilmente c'è qualche aspetto che si può migliorare, ma non mi sembra la landing page peggiore del mondo. Ripeto, sicuramente si può trovare il modo di migliorarla. A colpo d'occhio non mi sembra pessima, non ho fatto un'analisi approfondita. Diciamo che non presenta grossissimi problematiche lampanti, sostanzialmente, ok? Poi chiaramente bisognerebbe capire un po' meglio come viene descritto il corso, quali sono i problemi di questo business specifico, quali sono le problematiche, le differenze del corso di Paolo rispetto a quelli dei corsi concorrenti, e capire se queste landing sono presentati bene. Ma sostanzialmente direi che potrebbe, anche se questa landing avesse dei difetti, potrebbe non essere il problema principale, e perché ci arrivo nei prossimi, ci arrivo a breve. Ho controllato la pagina Facebook di Paolo, questa, che ha 10.000 fan, e qui sarei curioso, 10.000 fan che non sono pochi, mi piacerebbe capire, se conoscessi Paolo, mi piacerebbe approfondire e capire come ha fatto ad avere questi 10.000 fan, che sono tantini, vorrei capire, insomma, come sono tantini, se c'è per uno che ha il sito da gennaio, tu magari è quel sito che è da gennaio. Diciamo, è una domanda che farei, come sono arrivato, da quanto che c'è questa pagina, come hai fatto ad avere questi cifre? Una domanda che farei. Ho controllato il canale di YouTube, che è questo, che ha un bel po' di video, che non ho visto ovviamente perché ho scritto il post, ci mancherebbe, cioè, non ho avuto il tempo, non, ripeto, non fa parte di quello che voglio fare in queste dirette, fare l'analisi completa, perché altrimenti essere clienti come i clienti che mi pagano, ma vedo che ci sono tanti video, molti dei quali presentano video informativi, formativi, che spiegano come fare delle cose, ci sono delle testimonianze di suoi clienti soddisfatti, che sono pizzaioli che hanno fatto il corso, che dicono di essere rimasti soddisfatti. Quindi, come dicevo nella apertura di questo caso, a colpo d'occhio sembrerebbe che Paolo fa tutta una serie di azioni in maniera discreta. Ora, chiaramente,
avere il sito, avere la pagina Facebook, avere il canale YouTube non è fine, cioè non basta avere il sito, avere il canale YouTube e avere la pagina Facebook per avere successo, per far sì che il web possa aiutarti a far crescere la tua azienda, ad acquisire nuovi clienti, clienti di qualità. A questo proposito, mi sono imbattuto in questo video, sulla pagina, ve lo faccio rivedere perché, in questo video della pagina di Paolo, nella quale, in questo video sostanzialmente Paolo dice se mi dovete telefonare per chiedere solo il prezzo del mio corso, e allora avete sbagliato corso perché il mio è un corso di qualità, e quindi chiedere soltanto il prezzo vuol dire che non avete capito la differenza del mio corso, perché dovreste preferirlo rispetto ai corsi concorrenti, quindi meglio che andate a farmi fregare da un altro, perché io lavoro con la qualità e cerco di insegnarvi il meglio che posso insegnarvi rispetto a quello che è il nostro ambito di lavoro. E se vi focalizzate solo sul prezzo vuol dire che questa cosa non l'avete capita e quindi non posso essere d'aiuto. Questo potrebbe essere un campanello d'allarme, perché se otteniamo lead, contatti che provengono da internet, che ci chiedono solo il prezzo, allora potrebbe esserci un problema da questo punto di vista. Cioè il problema è che è probabile che non si sia fatto abbastanza, non si sia seguito un processo abbastanza lungo, non si sia fatto in modo che aspettate che mi entro le faccia, ecco. È probabile che non si sia fatto tutto il necessario per far capire alle utenti che entrano in contatto con la nostra azienda che la nostra azienda è diversa rispetto ai concorrenti e che quindi deve essere preferita a prescindere dal prezzo. Tra l'altro, quando si tratta di corsi di formazione, questa problematica esatto, Stefano, non percepisco il valore aggiunto. Ma non percepisco il valore aggiunto è una cosa su cui sicuramente bisogna fare attenzione, bisogna essere chiari su questo aspetto. Se ci arrivano lead, se ci contattano persone che ci chiedono solo il prezzo, allora il problema è molto probabile che il problema non sia delle persone che chiedono il prezzo, ma di noi che stiamo intercettando gli utenti sbagliati, o di noi che stiamo intercettando gli utenti in modo sbagliato, ok? Quindi cioè, dare la colpa all'utente, numero uno, non risolve il problema, numero due, è sbagliato. Cioè, per esperienza vi posso assicurare che non si risolve niente, e soprattutto c'è dietro un problema di comunicazione, si sta sbagliando la promozione, si sta sbagliando dove li si va a intercettare, li si chiede subito, li si chiede troppo presto di convertire. Insomma, ci sono tanti motivi per cui è probabile che stiamo sbagliando qualcosa. E quindi quello che mi porrei, il dubbio che mi porrei è, chiedendo a Paolo, valutando il caso di Paolo, stai facendo tutto il possibile per portare l'utente da sconosciuto a tuo fan? Faccio un esempio molto anche semplice. Nel mio caso, per la mia agenzia, per la Stratego SWOT, riceviamo ormai 2, 3, 4 richieste al giorno di imprenditori che vogliono essere seguiti da noi per la loro presenza online, e sono imprenditori che mi seguono da mesi, qualcuno da un anno e mezzo, e che quindi è entrato in contatto con me da tanto di quel tempo, ha visto tanti di quei contenuti, che non si pone più il dubbio di chiedere i preventivi alle web agency che trovo su Google. Ha capito
l'ho convinto sul fatto che io possa essere una soluzione al suo problema, possa essere l'unica soluzione al suo problema, che ho un livello di qualità superiore a quelli che sono gli altri suoi riferimenti nell'ambito del neuromarketing, e quindi non ne fa un discorso di prezzo, cioè non è che non bada al prezzo, ma sicuro non ci fa la telefonata o non riceviamo messaggi di persone che chiedono quanto costa il suo servizio, no, vogliono provare a parlarne e spesso poi diventano clienti. Ma per quale motivo? Perché il motivo principale è che io sono rimasto in contatto con questa gente per tanto tempo, ho prodotto tanti di quei contenuti che li hanno convinti nel tempo a diventare miei clienti, di essere l'unica scelta per loro. Ora, se Paolo fa un video in cui si lamenta del fatto che gli chiedano solo il prezzo, sta facendo le attività per far capire alle persone che entrano in contatto con lui, agli utenti che entrano con lui, gli utenti che entrano in contatto con lui, che lui è la soluzione al loro problema. Li segue nel tempo con una serie di contenuti che lavorino per aumentare la qualità percepita del suo lavoro. Fa qualcosa, fa qualche attività di regeneration per portare l'utente da sconosciuto a suo fan. Questo andrebbe approfondito, quindi sostanzialmente una cosa che ad esempio non ho visto nel suo sito è, torno un attimo al sito, anzi diciamo così, non ho visto, e potrei non averlo visto io perché, ripeto, non sono stato ore a studiare, nessuna risorsa gratuita che permetta all'utente di scaricare il contenuto gratuito e, che ne so, adesso te la faccio banale, un ebook, i 5 segreti per diventare un pizzaiolo di successo. Ad esempio, no? Risorsa gratuita alla quale poi dovrebbero seguire tutta una serie di un funnel, delle email, ad esempio, che abbiano lo scopo di entrare nella testa dell'utente e far capire che Paolo è la soluzione al loro caso. Ecco, quindi voglio chiudere questo caso e passare al prossimo. Sostanzialmente, in un caso di formazione come questo, bisogna fare molta, molta attenzione a considerare che ci vuole tempo e contenuti perché gli utenti entrino, si convincano del fatto che quello che noi vogliamo proporgli è la soluzione di qualità. E quindi mi sorge il dubbio che questa attività specifica nel tempo non sia stata fatta in maniera approfondita da Paolo, e quindi è quello che vorrei porgli come quesito sostanzialmente.